Le 3:36 del mattino, quando un terremoto di magnitudo 6 distrusse Amatrice, il piccolo centro in provincia di Rieti, scuotendo anche diversi comuni delle Marche e del nostro Abruzzo. Questa mattina è il ricordo della tragedia, il momento più toccante. Nella cittadina laziale, una grande corona di fiori deposta nel parco sotto la statua del memoriale delle vittime del terremoto di 6 anni fa. Tra i presenti esponenti delle istituzioni e della politica non poteva mancare il commissario per la ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini e nemmeno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Dopo la deposizione della corona di fiori si è svolta la Santa Messa al campo sportivo della città, officiata dal vescovo di Rieti, tra l'altro ampia diretta del TG1. Il sisma colpì 140 comuni e furono circa 600 alle persone coinvolte. L'epicentro fu tra Accumoli e Arquata del Tronto, due comuni distanti pochi chilometri tra Lazio e Marche, che insieme ad Amatrice furono devastati, ma il terremoto non risparmiò nemmeno la nostra regione. Ieri la veglia notturna, stamani lutto cittadino. Sono passati 6 anni dal terremoto del centro Italia. Ad oggi la ricostruzione post-sisma è entrata nella fase matura, con 10.000 cantieri di edilizia privata che sono stati aperti negli ultimi 2 anni e che a giugno 2022 hanno fatto registrare 22.700 richieste di contributo. E quanto emerge dal rapporto 2022 presentato il 19 agosto di quest'anno dal commissario straordinario Giovanni Legnini.